L'orrore e il silenzio della Shoah raccontato, anzi mostrato a professori e docenti, un viaggio particolare sui luoghi dello sterminio nazista che stavolta, a differenza del solito, coinvolge non gli studenti, ma le loro guide educative nel mondo della scuola. 120 gli istituti romani, secondari di secondo grado e centri di formazione professionale che hanno aderito all'iniziativa lanciata e promossa dalla Regione Lazio. Non c'era mai stato un viaggio della memoria rivolto agli insegnanti. Un corso di formazione, in questo caso a Varsavia, Treblinka, Majdanek, perché accanto all'investimento sui ragazzi e le ragazze abbiamo voluto dare un segnale, sostenere la formazione, la scuola, gli insegnanti che si caricano spesso da soli di pesi molto importanti, e continueremo perché vogliamo da oggi dare vita a un programma di sostegno extracurriculare agli insegnanti e ai docenti della regione. Un tuffo nella storia in quel territorio teatro delle persecuzioni attuate dalla Germania nazista nella Polonia occupata. Rispetto al passato cambia, oltre la formula, anche la destinazione. Se nelle 4 edizioni precedenti si era fatto tappa a Cracovia e ai campi di Auschwitz e Birkenau, questa volta ecco Varsavia e Lublino e i lager di Treblinka e Majdanek. L'obiettivo è quello di come formare al meglio i formatori, cioè gli insegnanti che tornano in classe e che poi costruiscono durante tutto il corso dell'anno scolastico iniziative culturali sulla Shoah. È il primo progetto di questa natura in Italia e sicuramente la prima pietra di una nuova modalità con cui la Regione Lazio organizzerà il rapporto con i docenti nei prossimi anni. Il viaggio è stato preceduto da un incontro di formazione tenuto da docenti universitari ed esperti e studiosi della Shoah. La delegazione regionale guidata dal presidente Nicola Zingaretti e dal vicepresidente con delega alla scuola Massimiliano Smeriglio, presente anche il presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia. Un racconto che dal vivo non risparmia lacrime ai professori dei licei di Roma e del Lazio, che annotano, fotografano e ascoltano. Al loro ritorno dovranno raccontare le loro emozioni agli studenti per non dimenticare.